Adesso ho zoomato, cioè ho cambiato inquadratura e ti faccio vedere. Pettina bene, mi raccomando, tiri la ciocca e vai a tagliare. Così. Ok? Adesso io mi porto un pezzettino di ciocca già tagliata, ovviamente dal lato sinistro, me la porto sul lato destro. Così ho già fatto la partenza per ambedue i lati. Mi sono creato la partenza per entrambi i lati, d'accordo? E ovviamente si forma una sorta di triangolo anche sulla base, sulle punte, sulla linea di taglio, così come lo è sulle separazioni. Mi prendo una ulteriore ciocca e mi porto la ciocca da tagliare su quella già tagliata, ok? Spostandomi di poco, ovviamente. Controllo la linea di taglio precedente e sulla stessa linea di taglio vado a tagliare. Quindi sotto la ciocca guida già tagliata vado a tagliare. E qui ovviamente ti dico che io nel frattempo mi sposto prima da un lato. Quindi realizzo prima la parte sinistra e poi la parte destra. Tu invece dovrai fare sinistra e destra, perché se facessi allo stesso modo sinistra e destra anch'io, dovrei cambiare in continuazione inquadratura. Vedi? Ciocca già tagliata. Scusami, ciocca da tagliare su quella già tagliata. Pettina molto bene, controllo la linea di taglio sottostante, vedi? Tira bene la ciocca. Mi raccomando, il pettinare è molto importante, la ciocca deve essere tesa, ok? Quantomeno pettinata molto bene. Sotto vedo, vedi, la linea di taglio già effettuata e vado a tagliare ulteriormente, ok? Vedi che già si sta creando la linea di progressione in diagonale anteriore. E anche qui la si vede, la ciocca da tagliare su quella già tagliata, pettini bene. Sostanzialmente, se tutta la ciocca non ti sta, come in questo caso, vedi, io prima prendo una parte sottostante, quindi la parte più bassa della ciocca, e poi mi trasporto su quella più alta. In poche parole, divido in due la ciocca di taglio. Parto, taglio prima la parte più bassa e poi quella più alta. E qui, come vedi, già si sta realizzando la linea diagonale anteriore in progressione. Mi raccomando, la linea di separazione deve essere sempre costante. Cosa vuol dire? Che se tu separi la prima ciocca a 45 gradi, le successive separazioni devono essere costanti, quindi sempre a 45 gradi, ok?
Molto bene, guarda là, e qui si vede ad occhio nudo. Faccio una piccola zoomata. Giù, ovviamente, i capelli si sono un po' asciugati, si sono un po', come dire, spostati. E adesso passiamo dall'altro lato. Mi raccomando, te lo ripeto, tu non devi fare prima un lato, poi l'altro, ma devi andare sostanzialmente parallelo alle due separazioni. Perché questo? Perché poi se fai un lato e poi l'altro ti diventa difficile riuscire ad avere due separazioni diagonali il più precise possibile, ok? Il più simmetriche possibile. D'accordo? Ovviamente lo potrai fare partendo prima da un lato e poi dall'altro quando avrai fatto una buona manualità, ma comunque te lo sconsiglio perché se io vado a fare un taglio del genere, parto sempre da un lato e mi sposto sinistra, destra, come si dovrebbe fare, come si fanno in tutti i tagli. Ripeto, qui l'ho fatto semplicemente per una questione proprio tecnica di videoripresa, tutto là. Pettina bene. Spostandoti da ciocca a ciocca ti permette anche di avere il lavoro, una visuale di lavoro più corretta, perché se nel momento in cui magari stai tagliando un po' di più a sinistra, un po' di più a destra o stai inclinando un po' di più a sinistra o a destra, te ne accorgi subito pettinando i capelli dritti per caduta naturale. E allora sei in tempo a correggere. Invece se hai fatto prima tutto un lato e poi rifai tutto l'altro e hai minimamente sbagliato da un lato o dall'altro, ti tocca ricominciare tutto da capo. È molto semplice il discorso, no? Non fa una piega. Ok, continuiamo. Io sono dall'altro lato e faccio semplicemente la stessa cosa. Ciocca da tagliare su quella da tagliata, già tagliata. Proietto. Proietto la ciocca a 45 e a 45 taglio. Carità, ricordiamo sempre che il margine di errore ci può stare di 1, 2 mm, 3, quello che è, insomma, che sono impercettibili, ma cerchiamo di non esagerare troppo, insomma, di non oltrepassare questo margine di errore. Ecco qua, linea di separazione, linea di proiezione e linea di taglio. Faccio rivedere, vedi, in trasparenza. Ok, proietto, inclino, gli do l'inclinazione precedente e taglio. Vado avanti. Ovviamente tutto l'insieme, l'animazione, gli schemi, i disegni ti fanno già capire quella che è la tecnica di taglio, non è che ci vuole poi uno scienziato, ok? Ormai ho visto che le mani in pasta ce l'hai, hai imparato molto bene quella che è la lezione precedente del taglio femminile e quindi so, sento che sai masticare bene il linguaggio. Ultima ciocca. E come ti spiego, ti devi mantenere proprio parallelo senza spostare. Vedi, adesso ti ho fatto il gesto senza portarti dietro la ciocca, ok?
la devi mantenere parallela, d'accordo? Voilà, vedi qui la linea di inclinazione che si sposta e poi va a morire perché davanti non abbiamo abbastanza lunghezza. Ma adesso vedrai un'altra animazione molto dettagliata. Eccolo qua. Questa animazione ti fa capire quelle che sono l'angolazione, l'inclinazione di taglio e quale può essere la progressione in base a quanto inclini la linea di separazione, che poi diventa automaticamente la linea di taglio.